quise quitar tu soledad. No te voy a fallar. Buongiorno raga, ditemi che non sono l'unica ed essere abbastanza grandicella e avere ancora i pupazzi sul letto. Ma che ci posso fare? Adoro troppo. Come Shabby, il mio letto, poi c'è questo pupazzo che mi ha regalato Dario, c'è questo cuscino che mi ha regalato Dario, no, ma va. Che poi non lo so, sembra. Non lo so, sembra che ci ha tagliato la testa. Però è bello. Prossima volta, amore, me ne devi fare uno con tutto il corpo. Così sembriamo decapitati. Buongiorno amore! Buongiorno. Buongiorno! Da Carlita, sempre blonda, ma ancora per poco. Sono senza trucco e questo biondo mi smuore in faccia, mo. Ma quando mai? Comunque oggi andrò dal parrucchiere. Però mi hanno detto che si vedono di più gli occhi verdi. Comunque andrò dal parrucchiere di nuovo oggi e vi farò vedere il mio cambio look. Allora vi dico, è un colore bellissimo ed è bellissimo, ma io non me lo vedo, quindi andrò a cambiarlo e vedrò cosa fare. Rimarrò forse solo le punte, adesso vedo un po'. Comunque mio amore è venuto e mi ha portato alla spesa. Io già ho lavorato a PC, ho risposto a 100 miliardi di mail e ho caricato un nuovo video. Vi ricordo che ci sono nuovi video sul mio primo canale e anche sul secondo canale, quindi iscrivetevi a tutti e due i canali, questo carità dolce. Cliccate anche sulla campanella, non ve lo dico mai, ma è importante. Attivate le notifiche, perché se no non li vedete tutti i video, perché YouTube è pazzo. Quindi cliccate sulla campanella, attivate le notifiche, mamma come sono brutta. E iscrivetevi anche al mio secondo canale, carità Nancy, e anche al canale della mia sorellina Nancy. Mua! Ciao Nancy. Vi faccio vedere tutta la spesa che mi ha fatto mio amore, cioè veramente non è tutta. Vero amore, mio amore ha comprato la farina di avena integrale, yeah, che bello che non la trovo mai, il caffè solubile, il pane integrale, che adesso questo qua una parte lo conserviamo per oggi, una parte lo congelo, così ce l'ho già a fette. Ma poi amore, come cavolo hai fatto a sapere che io lo volevo già a fette? Cioè è incredibile. Io conosco i miei polli. La cosa bella è che già è a fette, quindi praticamente me lo congelo già a fette e me, cioè adesso me lo peso e me lo trovo precisa, bravo amore mio. Poi la farina di cocco bio. Amore, ma dove hai comprato le cose? Cioè è tutto perfetto, anche bio. Cioè io non ho mai vista sta farina di cocco bio, amore. E poi mio amore mi ha preso i plasmon, perché praticamente c'avevo voglia di plasmon. E il mio PT mi ha detto che praticamente li posso mangiare a colazione la mattina, alternati alle fette biscottate all'avena, perché anche questi qua hanno dei buoni valori nutrizionali, sono molto proteici e sono buoni, sono abbastanza sani, insomma, fra virgolette. Cioè, se, certo una tantum, non sempre. Poi il cacao. E poi amore, nel frigo cosa c'è? Nel frigo, cioè Dario è l'unico uomo al mondo che non solo ti fa la spesa, non solo te la paga, amore, la paghi pure. Fai debiti e poi io devo andare a pagare. Vabbè, ma non è quello l'importante. L'importante è che sistema la spesa, raga. Vabbè, alla meglio, però insomma l'ha sistemata. Guardate quante. Amore, ma che ci dobbiamo fare con tutte queste zucchine? 10 kg di zucchine. E io mangio tantissime zucchine, raga. Poi che cosa mi hai comprato più? Lo yogurt, che cosa mi hai comprato? Ah, il prosciutto, ah, qua. Le verdure, pomodorini, no, vabbè, adoro. Grazie, amore mio. Yummy. Tre miei amori si riposano, perché mio amore ha lavorato a Carità Shop ed è distrutto. Si è messo la maglietta della casa, bellissimo. Io sto cucinando, vero Pupi? Pupi subito prende i giochini che vuole giocare. È vero? Amore, tu pensi che adesso i miei capelli stasera si salveranno? No, però li perderemo. No, non dico questo, dico mi riuscirà a farmi piacere. Io sono troppo disperata, amore. Madò. Comunque, raga, sto parlando su WhatsApp con mia sorella, perché in pratica le ho fatto una sorpresa troppo bella che solo una sorella può capire, perché io l'amo troppo mia sorella. E comunque vi ho chiesto scusa per presentarmi così senza trucco, sono bruttissima, perdonatemi, però ho troppa voglia di vloggare questa giornata che è veramente bella. Quelle precedenti non sono state belle perché sono stata anche un po' male, invece oggi è stata bella soprattutto per questa sorpresa che ho fatto a mia sorella, perché io sono molto molto felice quando riesco a fare felici le persone che amo con regali o sorprese.
a volte le cose più belle sono piccole, però fatte col cuore. E quindi le ho fatto arrivare un regalo a casa, un pacco, però molto particolare. Comunque lei ha registrato tutto nel suo video, quindi andate sul suo canale e fatemi sapere se vi è piaciuta questa cosa. Lei ha detto che quando l'ha ricevuto a casa si è commossa e adesso mi sta messaggiando su WhatsApp e non smette di dire: mi ha regalato la giornata, adesso devo farlo vedere alle ragazze, lo sto vloggando. Quindi già sarà andato online, cioè oddio mi emoziono, già sarà andato online il video sicuramente sul suo canale adesso che voi state vedendo questo, quindi andate sul canale di Nancy, andate a vedere che bello avere una sorella. E niente, basta, le mando un bacio. Adesso preparerò un piatto che a Dario sto dicendo da un sacco di giorni, infatti non vedevamo l'ora di mangiare, ma mi mancava sempre qualcosa, eppure ci vogliono solo 3 ingredienti. È la versione light healthy Carita Style, che non mi ricordo se già avevo mostrato sul mio secondo canale, perché è là che vi faccio tutte le ricette. Comunque le mie farfalle tipo panna e prosciutto, però light, faccio con la Philadelphia light, prosciutto cotto molto molto magro che mi faccio tagliare dal salumiere in un'unica fetta bella doppia, e le farfalle integrali. Adesso lo vado a preparare, ma è molto molto buono. Ah, ovviamente ci vuole anche un po' di parmigiano e olio d'oliva a crudo Carita Style. Voy buscando una lady como tú la quieras, si quiero... Raga, ho fatto un piatto di pasta spettacolare, panna e prosciutto, finta panna, anche un po' di pepe e olio evo a crudo, e adesso spolverata di parmigiano. Vai amore, pioggia. Buon appetito. Grazie amore. Mil canciones de amore pa que pienses en mí. Como yo pienso en ti. Amore, com'è questa pasta? Fa vedere che la mangi. Io non ci vedo. Con la tua maglietta, con le ancorette e i cosi qua, come si chiamano questi? I mulini. I cosi qua. Sei un marinaio, amore. Yummy. Ragazze, Milano si è fatta la nebbia. Per i bodybuilder, perché sono in noi, ho fatto anche un po' di albume strapazzato, cioè praticamente albume con i funghi, eppure è buono. E poi ci ho messo anche un uovo intero, quindi col tuorlo, ed è buono. A volte ci metto anche la sottiletta, mo adesso già, perché se no già siamo abbuffati. Però è buono, amo? Sì. Non c'è male. Eccomi raga, sono pronta. Ho messo questo qua di jeans con questo cintone, molto molto comodo. Io odio i pantaloni, i jeans li metto praticamente soltanto d'inverno, perché odio avere le gambe compresse. Eppure forse perciò, raga, c'ho poca cellulite, può essere? Oltre a tutte le tisane, l'alimentazione sana e lo sport, io quasi lascio sempre quasi le calze, cioè le gambe senza calze e senza cose strette, perché proprio odio l'assenso di compressione sulle gambe. Comunque vado e sono sempre più convinta che non mi piace questo colore di capelli, quindi oggi andrò, ritornerò dal parrucchiere. Ciao. Ragazzi, sono appena tornata dal parrucchiere e ho voluto fare proprio un cambiamento radicale. Sì amore, ti piace rossa? Ho fatto, sì, è un rosso un po' bordeaux, perché a me piacciono queste cose particolari e penso che mi stia molto bene. Amore, tu cosa ne pensi? Mi dona tantissimo, è bello. Domani fatti un altro colore. Mette in risalto i miei occhi verdi e poi soprattutto li ho fatti anche allungare. Penso che mi dia un'aria un po' da Jessica Rabbit. Amore, tu cosa ne pensi? Ovviamente ragazzi, lo scherzo è una parrucca, perché aspetta amore, no, la cosa bella è che è una parrucca, ma la cosa più interessante di tutta questa sceneggiata, di questa scenetta simpatica, è il perché Dario abbia delle parrucche nel magazzino del suo negozio. Perché la sera, da donna, perché la sera fa le cose strane. Comunque raga, siamo nel magazzino del Carlita Shop, che diventerà il nostro magazzino dei pacchi che vi spediremo a casa. Settimana prossima sarà online il nostro shop Carlita Shop. Yeah, viva! Comunque raga, tutto questo è per semplicemente per scherzare, perché comunque perché vuole Halloween. Un sacco di persone si erano talmente prese paura del biondo, addirittura mi hanno insultato dicendo: mio Dio, cos'hai combinato? Sei oscena con questi capelli. Ragazzi, il colore di capelli si può cambiare, è questo qua dentro, questa roba che sta nella no, testa anche che... può cambiare, come amore? Se uno vuole può cambiare.
lasciamo. Ma puzzano pure. Mai prendersi troppo sul serio, raga. Mua, viva le rosse! Ma dai che quasi quasi mi faccio rossa, mo ci penso. Secondo me, vabbè, rossa no, non così arruffati, però è bello il rosso. Sì, prova. Provare per credere. Eccola Carlita, questa è Carlita. Ah, è tornata Carlita. Raga, eccola. Ho passato altre due ore dal parrucchiere, no, vero, pochissimo tempo. No. Lui è stato bravissimo. Luca, vi ricordo, per le persone di Quarto e provincia, venite a Caritas Shop a comprare e poi dopo andate dal mio parrucchiere che sta vicinissimo al negozio, si chiama Intemerato ed Luca è molto Intemerato. Bravo, soprattutto è molto gentile e paziente, che è importante. Anche la fidanzata è, e anche la fidanzata Giulia. Comunque guardate qua, mi ha praticamente aggiustato il colore, me l'ha scurito tantissimo, sì. E quindi mi ha fatto un tipo uno chatouche che secondo me adesso che cresceranno un po' sarà ancora più bello e mi piace tantissimo. Adesso così finalmente mi vedo bene, ve li faccio vedere pure ma domani sta. Alla luce, perché secondo me sono davvero stupendi, mi piacciono tantissimo. Amo, fa una ripresa da dietro, poi mi illumina un sacco sto colore. Come sono, amore? Adesso sono più belli. Sono più belli ancora, visto? Allora, a parte che se lisciamo. Ah, sì, belli. Perché all'aria piacciono lisci i capelli. Comunque vi faccio vedere anche allo specchio. Se liscia. Sono molto molto belli, vi giuro, mi piacciono liscia, tantissimo. Liscia. Anche perché poi qua sotto sono molto chiari. Guardate, li ha mantenuti così chiari. Poi c'è qualche ciocca un po' più chiara e qualcuno un po' più scura. E qua sopra mi è venuto un castano veramente bello. Devo dire che, raga, sono molto molto soddisfatta finalmente e vi ringrazio per tutti i consigli che mi avete dato sotto l'altro vlog, perché in tante mi avete detto questa cosa, mi avete detto: Carita, sono belli, lasciali alla base così, però sopra scuriscili. Infatti sono molto soddisfatta, sono felicissima, veramente veramente felice, mi sento veramente adesso me. Ah, che bello, sono super soddisfatta. Spero che piacciono anche. Vedete sotto come me le ha scuriti? Me le ha scurito un sacco sotto. Vedete, mi ha scurito molto molto le radici. E quindi è venuto questo effetto proprio bello. Piacciono tantissimo. Yeah, viva! Che belli. Poi qua alcune ciocche sono più scure, sono più chiare, voglio dire. Vabbè, comunque adesso dobbiamo cenare. Mua! Ciao! Abbiamo prima la faccia, poi gli occhietti, poi il narino, poi la bocca. Poi il culetto, ha fatto la mazzetta. Cioè, Dario sarà un padre magnifico, secondo me. Vero? Vero, amore? Amore. E basta, però. Lei se lo fa fare. E deve essere pulita. Noi ogni volta che la usciamo, diciamo, la scendiamo. Poi quando torniamo la puliamo con le salviette. E poi le facciamo anche il bagno. Però non proprio ogni giorno il bagno si può fare, quindi la puliamo così. È vero, amore. Mm. E lei chi se lo fa fare? Ci sono coccole. Esa boquita me dan ganas de besarte. Si no te atreves, yo sí que tiro pa'lante. Tata, amore, vieni, è pronto. Vede che bella cenetta ho fatto. Ti piace, amore? Come sei fashion con questa pigiama fashion? Amore, ti piace? Sì. Che sei contenta, guarda cosa ho preparato. L'acqua e limone l'ha fatta Dario, ovviamente. Poi ho fatto il pane tostato integrale e ci ho messo anche il tovagliolino, guarda come shabby chic. Poi, no, l'aceto qua no, qua va l'aceto. Ok, questa è un'insalatina per contorno con rucola, pomodorini, olive, scaglie di parmigiano. Con un po' di aceto, sì, un po' di aceto balsamico ci sta, raga. E poi qua ho preparato il nostro piatto principale, che è fatto da uno spezzatino di tacchino cotto tutto insieme con patate, piselli, cipolla e pomodorini. Guarda che buono, amore, super light. Adesso ci mettiamo un filo d'olio a crudo e accompagniamo col nostro pane per i nostri carbs. Sei contento, amore? Amore, metti qua. Ah, lo accompagno? No, vabbè. No, vabbè. Buon appetito. Buon appetito. Piatto pulito. Se non dici piatto pulito, non siamo contenti. Allora, ragazzi, allora, guardate a che ora ceniamo noi, 10:30. Allora, presto. È presto, di solito anche a mezzanotte. Ragazzi, pane, olio, evo, Nutella. Buono. No, tenuto sta Nutella. Olio, evo, buono, spremuto a freddo, quasi amaro. Vuoi d'aceto? No, vattene. Sale e pepe.
e andate in paradiso. Sale, pepe, olio. Te lo dopo lo fai. Sale, pepe, il pepe, gioco. Olio, olio. Il bambinone. Raga, sono troppo fiera di questo make up che mi sono fatta. Adoro, adoro troppo. Tutti i prodotti ovviamente che sono a Carità Shop. Adoro, raga. Questo illuminante. Troppo questo trucco. Adesso vi faccio vedere anche l'outfit. È un po' diverso dai miei soliti outfit. Non metto mai gonne lunghe, io mai. Però questa me ne sono innamorata quando l'ho vista. Questa è una cinta che c'è sopra, questa maglia con scritto amore, che è bellissima, perché bisogna fare tutto con amore. Questa è la parolina magica. E poi faccio vedere il sotto. Come scarpe c'ho queste nere, delle decolte nere. Adoro, c'ho anche la borsetta abbinata. Ecco la borsetta abbinata. E l'orologio anche. Anche l'orologio è abbinato. Ed è il mio solito Daniel Wellington. Adoro, adoro troppo. È tutto nero e dorato. Sì. Raga, Pupi già sta dormendo. Siamo stati un po' sul divano. Dario ha fatto già un'ora di sonno sul divano. Comunque, questi erano i fiori che mi aveva regalato Dario al nostro mesiversario. Ma soprattutto questa è la cioccolata. Guardate che buona. Comunque raga, io sono fissata con questa cioccolata. È troppo buona, è fondente, però sa di arancio. Però basta, non la dobbiamo comprare più, amore, perché è una droga. E comunque è quella che ho regalato anche a mia sorella. Se avete visto il suo video del pacco con tutti i regali che le ho fatto, c'era anche questa ed è buonissima. Comunque adesso ci mangeremo una sola di questa, l'altra la conserveremo, vero amore? E questa qua facciamo metà ciascuno, quindi sarebbe 35 grammi, ma non neanche poi tantissimo, insomma ci sta, dai, fa bene il cioccolato, mantiene di buon umore, contiene polifenoli, antiossidanti, finalmente dopo mezz'ora ha messo a fuoco la fotocamera, comunque vabbè raga, è buonissima. E e la cosa bella, diciamo, in queste confezioni piccoline è che io, per esempio, quando apro una tavoletta di cioccolato non riesco a trattenermi, quindi solamente l'avrei mangiata tutta, quindi almeno così non te ne mangi poi tantissima. E quindi adesso questa la conserverò, la metterò tipo qua dentro in questa scatola seppellita e farò finta, questa è sempre Dario me l'ha regalata, se vi ricordate, qua ci metto tutte le sue letterine, le sue cose. Adesso metto anche quest'altro bigliettino che mi ha fatto il mio amore, pieno di bigliettini. E tada, conservo e farò finta che non esista quest'altro pezzo di cioccolata. Qua c'è un'altra scatola, Dario mi riempie di scatole, confezioni, bigliettini. Tipo è come avere 15 anni con lui. Con le bacche di goji, raga, sto in fissa, metto le bacche di goji nella tisana, diventano super morbide e buonissime e danno anche sapore alla tisana, che io come sapete non dolcifico. Eccomi raga, mi sono completamente struccata, e sono pronta per bere la mia tisanina con le mie orecchiette. È un po' buona con le bacche di goji. Eccola che arriva Pupi. E la cioccolata. Che dentro c'ha tutti i pezzi di... Ma c'ha anche le mandorle dentro. Che c'ha? Le nocciole? C'è qualcosa? Raga, il profumo del cioccolato. Fatemi una stampa adesso. Stampata. E mandatemelo su Instagram, amore. Spacca. Spacca, spezza. Pupi. Pupi, mamma, c'è la cioccolata. I cani non mangiano cioccolata, ma le Carlite sì. Anche i Dari. Com'è? Raga, troppo. Mira cioccolata. Buonanotte. Lasciate un like se vi piace la cioccolata. E ci vediamo al prossimo video. Ciao, buonanotte. Stiamo vedendo l'era glaciale, bellissimo. Come si fa? Dario non ha mai visto l'era glaciale. Come fai a non averlo mai visto? Bellissimo. Guarda com'è bellino. Hai visto l'era, che bello. Ti piace? Sì. Sto rumendo.
it ain't me.